2 giorni alla settimana Alicia fa la sua terapia a cavalcioni di un cavallo. È molto rilassante venire qui e stare con Maui. Avere anche una responsabilità nei confronti di un animale è importante, senza tralasciare la stima che mi dà montare un cavallo. L'importanza di trovare professionisti dall'altra parte è indubbia, come è importante creare il binomio perfetto tra fantino e cavallo. Quello che facciamo è lavorare sugli obiettivi terapeutici per il nostro paziente nell'area motoria, cognitiva o linguistica, e quello che faremo è lavorare introducendo il cavallo e aggiungendo materiale didattico e gioco. Il coronavirus ha aumentato il bisogno di ipoterapia che si fa all'aperto con minor rischio di contagio. Solo in questo centro c'è stato un aumento del 30% della domanda e c'è ormai una lunga lista d'attesa. La pandemia ha causato uno stato depressivo a uno spagnolo su 5. L'ipoterapia è molto raccomandata, peraltro, per certi tipi di disturbi. Da una parte c'è il cavallo, il suo movimento, il suo ritmo, il calore che trasmette a chi lo cavalca, dall'altra c'è il legame che si crea, con chi lo cavalca, appunto. E il miglioramento c'è e si vede. Con me Alicia, dice la mamma, va d'accordo, un po' meno con gli altri membri della famiglia, ma grazie al cavallo ha trovato un equilibrio positivo.